Nulla di nuovo neanche questa mattina sulla vicenda della crisi occupazionale che investe il comparto regionale del trasporto su autobus, terzo presidio a Palazzo d'Aimmo. Vacanzieri in calo nella prima parte di quest'estate a Termoli e sul resto della riviera adriatica molisana. Gli operatori del posto sperano in una ripresa d'agosto. Nei centri della costa del Basso Molise gli esperti diagnosticano ogni anno la maggior parte delle malattie tumorali, ancora ritardi sul registro tumori. Anche Emilia Bove proseguirà il suo percorso cestistico nella Magnolia. L'ala pivot casertana è stata confermata nel quintetto rosso-blu per il prossimo anno. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, iniziamo dalla cronaca. Sarà un medico legale dell'Università di Foggia ad effettuare l'autopsia per il 54enne campobassano Andrea De Nigris. L'uomo ha annegato nei giorni scorsi sul tratto della foce del torrente Sinarca a nord di Termoli. Ad affidare l'incarico la Procura della Repubblica di Larino. Le indagini del caso sono invece curate dalla Guardia Costiera di Termoli. E per l'aggravarsi del quadro clinico, il pensionato di 72 anni investito in via Corsica a Termoli è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Pescara. L'anziano stava attraversando l'arteria quando è stato travolto dall'arrivo improvviso di un SUV Volkswagen che lo ha investito in pieno. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Cambiamo argomento, terza giornata di presidio davanti alla sede del Consiglio regionale da parte dei sindacati ed una rappresentanza dei dipendenti delle imprese del trasporto pubblico locale. Vediamo. Tornano per la terza settimana di fila a presidiare Palazzo d'Aimmo, la sede del Consiglio regionale, i dipendenti delle aziende che si occupano del trasporto pubblico locale, supportati dai dirigenti delle sigle sindacali della categoria. I problemi sono sempre gli stessi, cioè aziende che fanno quello che vogliono, politica assente. Onestamente ci troviamo di contro a un muro di gomma e io penso che in tutta Italia questo che succede al Molise non succede da nessuna parte. Noi vorremmo far parte di qualche programma, di qualche progetto, quindi non ci consentono nemmeno di fare il nostro ruolo, quindi diventa complicato fare sindacato, cioè anche perché poi anche le cose più banali che dovrebbero essere di natura, tipo la cassa integrazione, cioè non vengono fatte nemmeno, non so se sono dei disperti, se sono delle distrazioni, nemmeno le cose di routine, quindi questo è una mancanza assoluta sia delle aziende che della politica stessa, che dovrebbe essere il committente a dare una sferrata, diciamo, alle aziende, a far sì che i lavoratori, cioè noi il trasporto pubblico molisano lo subiamo tutti. È una regione che non è reattiva rispetto ai problemi che ha. Quello che dispiace è che c'è uno sperpero, perché questa era un'occasione per riprogettare, rimodulare l'offerta. Noi registriamo un doppio sperpero, sperpero da parte delle aziende che in questo frangente non sono state capaci di fidelizzare i propri dipendenti, perché basta vedere la sciatteria con cui hanno curato la faccenda degli ammortizzatori sociali. Ieri ufficialmente abbiamo avuto risposta da INPS che i ritardi sono delle aziende e quindi i lavoratori a zero ore non hanno percepito nulla né a marzo né a aprile né a maggio, e poi c'è lo sperpero da parte dell'istituzione Regione Molise che in pratica delega alle aziende la ripresa del servizio, e questo mi sembra un grosso vulnus, perché una regione dovrebbe avere ben chiara la domanda di TPL e quindi provvedere lei con i propri tecnici a riformulare un'offerta degna dei tempi, degna della regione, ma questo non è. E quindi spendiamo dei soldi in maniera scellerata. E proprio durante la seduta del Consiglio regionale di questa mattina il Presidente dell'Assemblea Salvatore Micone ha presentato due ordini del giorno sulla adesione al progetto Liberi di Scegliere e emergenza Covid-19, ripresa economica, misure di contrasto a fenomeni di corruzione. Il progetto Liberi di Scegliere nasce su iniziativa del Tribunale per i Minori di Reggio Calabria come strumento di contrasto al
alla povertà educativa, finalizzato alla rieducazione e al reinserimento di minori. Con il secondo atto si pone l'attenzione sul pericolo connesso ai tentativi di infiltrazione della criminalità, che potrebbe approfittare della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria per praticare l'usura ed elargire finanziamenti illeciti insediandosi nelle attività imprenditoriali e nel settore pubblico. Torniamo per un attimo alla cronaca, potrebbe essere di natura dolosa l'incendio che ha devastato a Campomarino nelle scorse notti il bosco Lefantini al confine con la provincia di Foggia. Sono andati arsi circa 40 ettari di macchia mediterranea, un danno di ingenti proporzioni sul litorale dal punto di vista del patrimonio floreale. Salvato dal rogo invece il centro di educazione ambientale gestito dall'associazione Ambiente Basso Molise. Indagano anche in questo caso le forze dell'ordine. I tentacoli della droga si estendono nei paesi della regione. Due spacciatori di Ripalimosani sono finiti agli arresti domiciliari. Sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari due giovani spacciatori di Ripalimosani trovati in possesso dai carabinieri di grosse quantità di sostanze stupefacenti. La decisione è stata presa in sede di Palazzo di Giustizia in Viale Elena a Campobasso. I diciottenni sono stati fermati dai carabinieri nella notte di domenica nell'ambito di un servizio predisposto per la lotta alla vendita e consumo di droga. I due giovani avevano ancora addosso con loro, al momento del fermo, un'ingente quantità di marijuana e hashish suddiviso in dosi, spinelli confezionati, bilancini di precisione e trita erba. Il blitz è scattato dopo settimane di controlli approfonditi nelle strade del paese, alle porte del capoluogo di regione, soprattutto nei locali frequentati da giovani. L'operazione ha portato anche al ritrovamento di somme di denaro in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio. Il fenomeno droga, nonostante gli sforzi, è di difficile estirpazione tra i giovani come tra gli adulti. Assieme all'abuso di bevande alcoliche, rimane una piaga molto estesa nei paesi delle due province. L'andamento del flusso turistico sulla costa adriatica è peggiorato, un netto calo, anche se gli operatori del posto sperano nel ritorno delle prenotazioni. Le presenze turistiche sulla costa molisana, secondo Pietro D'Andrea, balneatore di Termoli e presidente del SIB, il sindacato della loro categoria, sono calate almeno del 50%, nonostante ci siano condizioni ottimali di sicurezza su tutte le spiagge. Un dato che sperano di invertire già a partire dalla seconda metà di luglio e nel mese di agosto. Stiamo cercando un pochino di attendere la seconda parte dell'estate, che è quella più centrale, quindi stiamo parlando della metà di luglio e agosto, per poter avere un pochino di presenze maggiori che non quelle che ci sono state in questi ultimi giorni. Beh, diciamo che noi abbiamo avuto un momento di impoverimento, diciamo, delle presenze dovuto chiaramente alla pandemia, quindi tutto questo era abbastanza condivisibile ed era già in parte prospettato. Si parla di un 45-50% di presenze in meno. La presenza dei turisti, noi lavoriamo qui almeno sulla riviera nostra adriatica, la maggior parte lavora con il turismo locale. Abbiamo un turismo di sabato e domenica, del weekend così definito, che veramente in questi ultimi giorni non è stato nemmeno così premiato anche dalle condizioni meteomarine. Tutto questo chiaramente non è importante, quello che noi ci auguriamo almeno per i prossimi giorni, al di là delle condizioni meteo, ci auguriamo che le presenze siano, diciamo, un pochino più tranquille, perché la situazione oramai sta migliorando un po' dappertutto, per cui che ci sia una serenità maggiore da parte di quei cittadini che hanno subito già diversi mesi di restrizioni, e quindi venire al mare e portare i bambini e magari anche loro concedersi qualche giornata di riposo e di svago possa essere fondamentale. Questo è anche un po' lo scopo per cui noi quest'anno abbiamo dato il massimo delle nostre attività. Abbiamo riscontrato intanto un calo delle prenotazioni di quelle che erano stagionali, questi stagionali che magari vivono fuori dalla regione e rientrano magari nel periodo di luglio e agosto.
questo calo non è più dovuto allo stagionale, ma è dovuto a momenti di due settimane, tre settimane nel periodo di agosto. Quindi in questa prospettiva noi ci auguriamo che almeno il periodo di agosto, magari anche con le aperture di altre attività, possa consentire una ripresa sostanziale e magari dia proprio quella botta finale che possa aiutarci, diciamo, a contenere, diciamo, ecco, le spese, i costi che stiamo andando incontro in questi due mesi. Sono poco più di 302.000 gli abitanti residenti in Molise censiti al 31 dicembre dello scorso anno, un calo di 3.476 residenti nel 2019. Il saldo naturale positivo c'è stato solo in quattro paesi: Macchia di Sernia, Pescopennataro, Roccasicura e Vinchiaturo. Dati drammatici anche sul fronte delle nascite: 0 in 11 centri, vale a dire Castelbottaccio, Montemitro, Molise, Providenti, San Biase, Tavenna in provincia di Campobasso, Acquaviva di Sernia, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci e Sant'Angelo del Pesco in Alto Molise. Cambiamo argomento: il registro tumori continua a maturare ritardi. Nuova mozione presentata in Consiglio regionale per chiedere chiarimenti sulla sua attuazione. È dal 2017 che si parla dell'istituzione del registro tumori in Molise, ma ad oggi nessuna attivazione dello stesso. Per questo motivo la consigliera regionale di Prima il Molise, Aida Romagnolo, ha presentato una mozione urgente per chiedere lumi. Tale registro, ha sottolineato l'inquilina di Palazzo Daimmo, è un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di tumore che insorgono nei residenti della regione Molise, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Uno strumento per mappare incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori, descrivendo il rischio della malattia per sede e per tipo di patologia, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica. Ad oggi però non trapela nessuna informazione sui dati già validati e molti attori del mondo dell'associazionismo continuano a sollecitare incontri e notizie proprio sull'attuazione del registro, richieste che giungono in particolare dal Basso Molise, dove è più alta l'incidenza dei tumori. Pertanto, ha concluso Romagnolo, considerato che oramai è improcrastinabile la necessità di adottarlo, ho chiesto l'impegno al Presidente della Giunta regionale Donato Toma per un immediato interessamento al fine di sapere quali siano finora le risorse stanziate e quali saranno i tempi di realizzazione del registro dei tumori. E scendono a 9 i casi positivi al coronavirus, 5 in provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia, un caso di diversa regione dall'inizio del contagio. Il totale dei malati è di 446 unità, mentre il totale dei tamponi eseguiti all'ospedale Cardarelli è stato di 23.741. Appena 5 centri, infine, dove si registrano casi positivi: a Macchia Godena, Porto Cannone, San Giuliano del Sannio e nei due capoluoghi di provincia. Sono diversi a Campobasso gli incroci stradali pericolosi per automobilisti e passanti a causa della scarsa visibilità e della carenza di segnaletica. Torniamo sulla irrisolta questione. La prima segnalazione riguarda l'incrocio tra via Monsignor Bologna, viale Manzoni e via Amedeo Trivison, a pochi passi dall'ex campo sportivo Romagnoli, oggi circondato da un affollatissimo parcheggio. Le indicazioni di precedenza sono davvero molto semplici, per il fatto che da sempre i veicoli provenienti da via Monsignor Bologna che vogliono immettersi in viale Manzoni o posizionarsi verso la stessa Monsignor Bologna e verso via Cavour devono dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Trivison, i quali, tra l'altro, dal semaforo posto all'incrocio davanti il conservatorio musicale sfilano giù con una certa sostenuta velocità. Un incrocio assai problematico e molto pericoloso per l'incolumità degli automobilisti e dei pedoni che si trovano a passare sulle strisce, tra l'altro in alcuni punti perfino mal segnalate, con cartelli voltati in modo assurdo ed incomprensibile. Altro punto critico riguarda l'abitudine ormai consolidata degli automobilisti che, provenienti da via Crispi verso via Garibaldi, ignorano la precedenza da dare a destra
in pratica prendendosi letteralmente la strada e inibendo la precedenza ai veicoli che provengono da via Francesco Colitto e vanno nella stessa direzione. Segnaliamo che in via Crispi non esiste alcuna indicazione che preveda la precedenza, che deve essere data al contrario a chi proviene da via Colitto, strada in cui manca qualunque cartello di segnalazione in tal senso, se non uno con la freccia bianca su fondo blu che ne certifica la direzione obbligatoria ed un altro a pochi metri del triangolo rovesciato che certifica l'obbligo di dare la precedenza, ma riguarda solo e soltanto i veicoli in uscita dal parcheggio situato in una vicina area. Naturalmente segnaliamo a chi di competenza i due punti critici, chiedendo ogni azione al rispetto delle norme, a che tutti possano sentirsi garantiti dall'attenzione delle istituzioni. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato un contributo a fondo perduto dell'importo di poco più di 19.000 euro in favore dei 1.940 comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico. In particolare lo Stato finanzia la realizzazione di opere di miglioramento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi per la mobilità sostenibile. I comuni beneficiari dovranno avviare i lavori entro la metà di novembre. Oggi a Campobasso il punto sui lavori del ripristino della cattedrale dedicata alla Santissima Trinità, edificio di culto chiuso dal 20 novembre 2018 a causa di un pericoloso avvallamento sul tetto. Vediamo. La cattedrale di Campobasso, dedicata alla Santissima Trinità, fu chiusa al culto quanto il 20 novembre 2018. Alcuni operai che lavoravano su un edificio adiacente notarono un avvallamento sul tetto, un problema che avrebbe potuto creare un serio pericolo per i fedeli. Oggi facciamo il punto della situazione dei lavori con il parroco Don Michele Tartaglia e il suo vice Don Marco Filadelfi. Sono ricominciati in maniera abbastanza sostenuta in questo periodo perché sono stati sbloccati alcuni fondi dell'8 per 1000 della CEI e quindi adesso abbiamo la possibilità proprio di montare le nuove capriate sul tetto. Quindi le stanno facendo proprio in questi giorni, hanno tolto le vecchie capriate, hanno fatto un tetto provvisorio per proteggere la chiesa in caso di intemperie e stanno montando le capriate in acciaio. Facendo i lavori e le ispezioni della cattedrale ci siamo resi conto che ci sono altri lavori di consolidamento da fare che sono emersi durante le ispezioni, quindi questo chiaramente allungherà i tempi. Si sta ultimando un po' quello che è il primo lotto funzionale che consiste nella realizzazione della nuova copertura del tetto. E sottolineo che questo primo lotto è finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso i fondi 8 per 1000, fondo edificio di culto. Ecco. E diciamo che la cifra gira intorno ai 500.000 euro. Con questo fondo si realizza anche il nuovo impianto elettrico, un nuovo impianto termico che sarà ovviamente funzionale per la Chiesa Cattedrale. Poi ecco, ci sarà un secondo fondo dato dalla Regione Molise, un fondo straordinario, che servirà per la realizzazione del nuovo controsoffitto del cassettone, ecco, della Chiesa Cattedrale, quello che poi la gente vede dall'interno. Così si realizza, grosso modo, attraverso il primo fondo, il primo lotto e il secondo lotto funzionale, ecco, la copertura totale della Chiesa Cattedrale. Poi c'è la realizzazione di un terzo lotto funzionale che consiste nel consolidamento dell'abside, ecco, questo è un lavoro strutturale di molta importanza, e altre migliorie come il restauro dei portoni della Chiesa Cattedrale, il consolidamento, vediamo se ci riusciamo, anche delle penitenzierie, che è un edificio comunque all'interno della Chiesa Cattedrale. Ecco,
però di questo terzo lotto funzionale siamo ancora in fase di studio, di reperimento di fondi, quindi su questa parte siamo ancora in una fase embrionale. Questa mattina a San Giovanni Rotondo in Puglia si sono svolti i funerali di padre Cappuccino Luigi Marro, per 27 anni parroco ad Isernia. Per 27 lunghi anni a servizio della comunità religiosa di Isernia, oggi nel santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo si sono celebrate le esequie del Cappuccino, animatore giovanile e docente padre Luigi Marro. È stato 27 anni alternandosi nel ruolo di parroco, di superiore e poi animatore di tante realtà, la realtà giovanile, la gioventù francescana, la radio amica, e poi è stato professore presso il liceo classico di questa città. Una persona che ha fatto tanto e penso proprio per questo ha ricevuto anche il giusto premio anche dalla città, dal sindaco e dal comune, la cittadinanza onoraria dello scorso mese di ottobre. Io con padre Luigi ho vissuto insieme a Termoli e di lui ricordo sempre questa dinamicità, il rapporto cordiale con le persone. Per padre Luigi tutti diventavano subito amici, era una persona dal volto cordiale e accogliente, proprio tipico dei frati cappuccini. Io penso dopo padre Giacinto da Sant'Elia, anche una pietra miliare per la nostra presenza cappuccina nell'ultimo Novecento e quindi anche questi anni, è proprio la figura di padre Luigi Marro. Era a San Giovanni Rotondo ultimamente, nella nostra casa di riposo, infermeria provinciale, e la sua salute negli ultimi 20 anni non è stata proprio solida. Ultimamente, nell'ultima settimana, ha avuto dei peggioramenti, delle ischemie, per cui il fisico già provato e non ce l'ha fatto più. Il 2 ottobre dello scorso anno padre Luigi fu insignito della cittadinanza onoraria dal comune di Isernia. Cambiamo argomento: vite, olivo e piante da frutto, avversità e difesa, metodo integrato e biologico, è il nuovo volume a cura dell'esperto Michele Tanno. La presentazione si terrà dopodomani, giovedì, in via Giovan Battista Vico a Campobasso. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Aloha Park Village a Campomarino Lido, per non rinunciare al piacere di nuotare in un meraviglioso mare blu. Cielo soleggiato oggi sul Molise, deboli annuvolamenti pomeridiani, stellato dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 16 gradi di Campobasso e la massima di 28 ad Isernia. Ventilazione variabile, calmo il medio adriatico, sulla regione domattina tornerà il sereno. Valori atmosferici in leggero aumento, correnti meridionali. La casertana Emilia Bove proseguirà il suo viaggio nelle file della Magnoli a Campobasso per il primo storico appuntamento con la 1 di pallacanestro femminile. La Bove va ad aggiungersi alle altre confermate Elisa Mancinelli, Sofia Marangoni e Carolina Sanchez, mentre per quanto riguarda le nuove sono state già ufficializzate dal club Valentina Bonasia e Samantha Ostarello. Con quasi 11 punti a partita, la 32enne ala pivot campana ha rappresentato un fulcro nel gioco rosso-blu delle ultime due stagioni. 7 campionati di A1 finora disputati dalla Bove tra Ribera, Napoli, Orvieto, Umbertite e Vigarano.
A fine mese prenderanno il via le manifestazioni turistiche al Parco delle Mainarde a Castel San Vincenzo. Vediamo. L'evento sportivo Mainardi in Vela è la testimonianza di quanto il connubio tra sport e turismo sia importante, fondamentale e vincente. All'inizio di maggio è stato pubblicato un articolo di giornale sul quotidiano online Non Solo Nautica che parlava dei laghi più belli d'Italia. Tra questi laghi c'era il lago di Castel San Vincenzo. E il nostro gioiello che è situato tra la Valle del Volturno e la catena montuosa delle Mainarde. E a quel punto tutti gli organi di stampa ne hanno parlato, le istituzioni hanno voluto fortemente l'organizzazione di questo evento, e ovviamente capeggiata dall'amministrazione di Castel San Vincenzo, ed il CONI è intervenuto in maniera forte patrocinando l'evento con un patrocinio. E questo evento quindi unisce, come dicevo poc'anzi, lo sport quale promozione del territorio in questo caso, quindi lo sport ed il turismo. Si praticheranno gli sport velici, ci saranno delle dimostrazioni di alcuni sport velici, gli sport velici che da quanto emerge dal report, dallo studio effettuato dal CONI insieme al Politecnico di Torino, hanno un fattore di rischio pari a zero. A parte Castel San Vincenzo, ci sono altre attività durante l'estate previste? In questo momento particolare no, siamo in attesa di ulteriori disposizioni da parte del CONI, parlo sempre del territorio e del nostro territorio chiaramente, anche e soprattutto disposizioni da parte del governo. Siamo in chiusura di telegiornale, si conclude a Latina nel Basso Lazio la due giorni sulle due ruote del Team Motor Racing Molise. Veterani, nuove leve, giovani piloti del team molisano che continua a crescere sui circuiti di gara nazionali. Prossimo appuntamento domenica 2 agosto al circuito internazionale del Volturno di Limatola in provincia di Benevento. E con questo è veramente tutto, grazie per essere rimasti con noi a questa sera, arrivederci.